Ultimo incontro del 2015 di Italia Medievale, uno degli incontri che noi attendevamo con grande piacere, non fosse altro che per il titolo di questo libro che presentiamo oggi, I paesaggi dell'Italia medievale. Quindi Italia medievale non poteva che essere grata all'autore Riccardo Rao, che insegna storia medievale all'Università di Bergamo e al quale io lascerò subito la parola, perché ho voglia quanto voi di ascoltare quello che ci racconterà di questo libro. Il ringraziamento va a Italia Medievale, all'Urban Center, per avermi dato l'opportunità di presentare qui il mio libro. Per me Milano è una sede speciale perché è la città dove mi sono formato, dove ho studiato, quindi sono davvero particolarmente contento di essere qui. Innanzitutto vi dico fin da subito quella che è stata la lettura, la chiave di lettura che ho voluto dare al mio libro, parlando, offrendo quella che è una sintesi abbastanza ampia, direi abbastanza divulgativa, sui paesaggi dell'Italia medievale. Ho dovuto inventarmi qualcosa, possiamo dire, perché non esistevano tanti libri di sintesi sui paesaggi dell'Italia medievale, quindi in qualche modo era, almeno dal punto di vista della sintesi, un terreno vergine, a cui però bisognava dare un taglio, un approccio. Ce ne potevano essere tanti. Per esempio, uno degli approcci che adesso è molto diffuso tra gli storici è quello della storia dell'ambiente, è un tema che va molto di moda, potete immaginare anche per le implicazioni con la lettura della nostra contemporaneità. Ed è un tema che però ha come punto di forza il fatto, in un certo senso, di mettere l'uomo al di fuori delle trasformazioni dell'ambiente. Quindi la storia dell'ambiente studia le inondazioni, i terremoti, il clima, dove l'uomo diventa soltanto un piccolo attore all'interno della storia. E potete immaginare che questa scelta, diciamo, di raccontare l'ambiente in maniera non antropocentrica ha anche, come dire, un valore ideale, potremmo dire, un valore etico. La mia scelta in realtà è stata proprio l'opposto, in un certo senso. La mia scelta è stata di mettere l'uomo al centro del processo di costruzione dei paesaggi dell'Italia medievale. L'uomo però non inteso come individuo, ma l'uomo in società. L'uomo in società è l'uomo che vive in comunità. Quindi, come dire, la chiave di lettura che ho cercato di dare a questi lunghi mille anni di storia che vanno, diciamo, sempre in maniera molto convenzionale dal 476, la caduta dell'impero romano d'Occidente, al 1492, la scoperta dell'America. Allora, la chiave di lettura è stato il modo in cui le comunità creano, vivono e trasformano i paesaggi. Nascono proprio nei primissimi secoli del Medioevo i primi villaggi. I villaggi sono di fatto gli antenati dei paesi, come definiamo oggi, no? Dei paesi, dei comuni. Se andiamo in una qualsiasi biblioteca a prendere una storia locale di un paese, quasi sempre si dice il paese è stato fondato in età romana. Perché? Perché sono stati trovati dei resti archeologici che in Italia è quasi inevitabile, risalgono all'età romana. Però i romani non avevano i paesi, vivevano in maniera differente, vivevano nelle campagne almeno, soprattutto con un insediamento, non diremmo sparso, cioè per fattorie isolate nelle campagne. L'idea di un villaggio, quindi, dove la popolazione è abituata a vivere diciamo, assieme, in comunità per l'appunto, è qualcosa che inizia a nascere soprattutto nel Medioevo, inizia a nascere, muove i primi passi nel VI secolo e poi esplode diciamo, a partire dal X secolo. L'importante è intenderci su che cosa siano questi villaggi dei primi secoli del Medioevo. Allora, questo è il modo in cui si presentava un villaggio alto medievale, un villaggio appunto dei primi secoli del Medioevo. Questa è una ricostruzione che è stata fatta
dell'abitato di Poggi Borsi. È stata fatta da uno studio grafico che però ha lavorato in equipe a stretto contatto con gli archeologi dell'Università di Siena che hanno scavato appunto l'antico abitato di Poggi Borsi. Quindi dal punto di vista metodologico, capite, siamo sempre nell'ambito delle costruzioni, quindi molto spesso l'archeologo trova la buca, le famose buche di palo, quindi dalla buca deduce che poi sopra c'era un palo e quindi c'era un certo tipo di struttura. Siamo sempre in un ambito ipotetico, però ecco, questa è senz'altro un'immagine efficace nel farci capire le caratteristiche di questi villaggi attorno ai parchi. Innanzitutto villaggi molto piccoli, in secondo luogo costruiti con materiali deperibili, senz'altro molto ecosostenibili, quindi con legno innanzitutto, paglia, malta, scarso ricorso al mattone, scarso ricorso alla pietra. Questo, come dire, per noi è immediatamente un indizio di scarsa civiltà, però è anche in realtà un indizio di una funzionalità rispetto all'ambiente in cui si vive. Si vive in un ambiente in cui il legno è un materiale a buon mercato, molto facilmente disponibile, e lo si impiega. Del resto, ancora adesso ci sono aree dell'Europa o degli Stati Uniti dove si costruisce molto più in legno che non in muratura. E poi, quindi, villaggi piccoli, costruiti con materiali deperibili, e poi, terzo elemento, fortemente intrecciati con la presenza dell'ambiente rurale circostante, quindi con i campi e con il posto stesso. Quindi i campi arrivano direttamente, potremmo dire, nelle case. I campi e il bosco. Chiaramente il bosco assume una centralità nuova a partire dai primi secoli del Medioevo. È una centralità che rompe ancora una volta con degli schemi culturali preesistenti. Cioè, per i romani il bosco era uno spazio fondamentalmente negativo, per il Medioevo è uno spazio molto positivo, perché è uno spazio che dà delle ricchezze fondamentali, ma appunto è un problema economico, ma è sempre anche un problema culturale. Si inizia a parlare nei documenti di selve fruttifere, di selve da frutto, che per noi è quasi un simbolo. Cosa sono le selve da frutto? Non sono i frutteti, sono molto spesso le selve di querce. La querce effettivamente produce un frutto, produce la ghianda, e la ghianda è l'alimento essenziale per i maiali che vengono spesso allevati allo stato grado all'interno del bosco. Capite che questo è un mondo che sta cambiando molto velocemente, a partire dal nono secolo, ma con un'accelerazione impressionante soprattutto dopo il XII secolo. Nel XII secolo la popolazione cresce ancora enormemente e a quel punto veramente si produce quello che potremmo dire una prima frattura anche dal punto di vista ecologico. Cioè c'è un problema del modo in cui gli uomini si comportano nei confronti dell'ambiente. Va bene, disboscare, costruire nuovi villaggi, ma questo ha un impatto ambientale molto forte che rischia anche molto spesso di esaurire le risorse. Allora, la cosa interessante è che proprio a questo punto, in quest'epoca, diciamo, soprattutto a partire dal XII secolo, quando la pressione sulla natura è più forte, gli uomini iniziano a darsi anche delle regole. Quindi si danno una regolata e costruiscono delle regole comuni per condividere certi spazi. Quindi è dal XII secolo che beni comuni, quindi quelle grandi superfici che molto spesso erano a pascolo, a bosco, vengono normate e regolate con una serie di regole che stabiliscono le persone che ci possono accedere, gli individui, ma nello stesso tempo anche le regole che permettono che l'uso di queste risorse non sia eccessivo e non le depauperi, non ne produca poi alla fine l'esaurimento. Quindi per esempio in certe comunità della Toscana, dove ancora adesso è diffusa la coltivazione del sughero,
si fanno delle norme di tutela dei boschi e si prevede che si possa entrare in questi boschi soltanto in determinati periodi dell'anno, e ci sono addirittura una serie di anni in cui le persone non possono entrare nel bosco perché bisogna aspettare che avvenga una riforestazione completa. Le città comunali, quindi le città-stato del XII-XIII secolo, sono un fenomeno epocale. Noi, quando studiamo la storia della democrazia, i politologi parlano delle repubbliche greche, delle città-stato greche, poi della rivoluzione francese, e spesso si dimenticano che in mezzo c'è stata un'altra grande esperienza dove le popolazioni si sono governate di fatto dal basso, e questa esperienza è stata costituita dai comuni urbani dell'Italia centro-settentrionale, che imprimono anche una logica molto collettiva nell'organizzazione del loro paesaggio urbano. Le città comunali sono molto spesso città segnate in verticale dalla presenza delle torri, che sono proprietà degli aristocratici, della nobiltà urbana. Però i comuni intervengono in questo campo e molto spesso fanno livellare le torri, rispondono a un'ottica, se vogliamo, più orizzontale della città, dove sono concesse certe emergenze, ma sono le emergenze che sono capaci di rappresentare la collettività. Allora c'è una torre che deve essere più alta di tutte quante, è la torre del Palazzo del Comune. Poi naturalmente ci sono le emergenze costituite dalle cattedrali, un'altra grande struttura, i grandi cantieri delle cattedrali si vivacizzano soprattutto a partire dalla fine del XI secolo, proprio in concomitanza con l'esperienza comunale, e le cattedrali rappresentano ancora una volta la collettività, cattedrali spesso intitolate al santo patrono, e il santo patrono è il simbolo della collettività, della cittadinanza. Molto spesso i santi patroni sono i protovescovi vissuti tra IV e V secolo. Ma il culto del santo patrono, ripeto, è sempre un'invenzione di età comunale, cioè un'invenzione che avviene 8, 9, 10 secoli dopo la vita del vescovo. Perché? Perché si vuole insistere, si vuole trovare un personaggio, una personificazione di questo spirito collettivo. Palazzi comunali soprattutto rispondono a quest'idea, sono uno spazio in fin dei conti straordinario che caratterizza soltanto le aree dove ci sono stati i comuni, l'Italia centro-settentrionale e poi la Provenza e la Croazia. Paradossalmente non ci sono nel Mezzogiorno d'Italia. Questo invece è il capitello della cosiddetta Concordia Civium del Palazzo Comunale di Bergamo, quindi Palazzo Comunale costruito alla fine del XII secolo. Che immagine il comune vuole dare di se stesso? Vuole dare l'immagine di un grande spazio aperto, come è lo spazio sottostante al Palazzo Comunale, con un capitello dove i cittadini si tengono per la mano perché si vogliono bene. Allora, il Palazzo Comunale è costruito proprio nel momento in cui la conflittualità all'interno della città non è mai stata così forte. Da lì a poco scoppia una guerra civile che dilania l'intera città, la città viene divisa con barricate, fortificazioni interne. Questo ci ricorda, secondo me, un'altra chiave di lettura importante per i paesaggi comunali. Cioè, i comuni raccontano la loro storia, raccontano l'immagine che vogliono dare alle loro città. Non è necessariamente un'immagine realistica, è in qualche modo un messaggio politico, è il modo in cui si vogliono rappresentare. Il buon governo di Ambrogio Lorenzetti, dipinta tra il 1338 e il 1339 all'interno del Palazzo Comunale di Siena, ancora una volta un palazzo comunale, ed è lì che il comune ancora una volta mette in scena il suo spettacolo, la sua storia. Molto spesso si dice che questa è la prima rappresentazione realistica dei paesaggi medievali. Perché? Perché vengono utilizzati dei canoni di rappresentazione più naturalistici rispetto alla pittura preesistente. Ma nello stesso tempo questa è una pittura ben poco realistica, perché racconta ancora una volta una storia che ci vuole fare credere il comune di Siena,
e cioè che le campagne di Siena sono talmente ben governate da essere perfettamente ordinate, da essere campagne che trasmettono un'immagine di campi disposti in maniera regolare, molto, molto ben ordinati. Certo, ci sono effettivamente alcune rappresentazioni, alcuni spunti che ci riportano in qualche modo alle novità che si stanno diffondendo in quel periodo all'inizio del 300, quindi epoca in cui si disgrega un po' questo senso della collettività e nello stesso tempo i paesaggi si specializzano sempre di più. Certe vocazioni culturali vengono ampliate, approfondite. Il 300 è anche un'epoca di crisi e la crisi con il grande calo demografico permette anche di fare delle scelte che prima non si potevano fare, delle scelte più radicali. Divengono molto più ampi gli spazi, per esempio, legati alla praticoltura, questo è molto evidente proprio nella nostra pianura lombarda, perché non si è più costretti a sfamarsi soltanto di grano, a colazione o meno, si possono destinare altri spazi al prato e poi quindi all'allevamento. Ma la specializzazione avviene anche molto spesso negli edifici. Questo è il castello. Allora, il castello è un altro nostro stereotipo, qualcos'altro che fa parte del nostro immaginario del Medioevo. Questi sono castelli che abbastanza si avvicinano al nostro immaginario, sono le ricostruzioni del castello di Saluzzo tra 3 e 400. In realtà ancora una volta ci raccontano i castelli degli ultimi secoli del Medioevo, perché i castelli che si costruivano nel X secolo, nel 900 d.C., erano piuttosto dei villaggi recintati da palizzate di legno. Ma allora all'interno di questo castello noi possiamo vedere la complessità crescente delle forme. Allora molti castelli fra 3 e 400, con l'inizio della diffusione del fuoco, non hanno più neanche senso di esistere, quindi si trasformano di fatto in residenze di campagna o in aziende agricole. Ma altri invece si specializzano attraverso l'intervento anche di architetti di punta, molto aggiornati nelle loro conoscenze, e nell'immagine di destra noi vediamo un castello ormai moderno, con una torre rotonda, una falsa braga che è quella cinta che sta attorno alla torre rotonda e che consente di difendersi meglio dal fuoco, e all'interno vedete il cortile quadrato, la corte quadrata, che diventa un altro spazio specializzato, in questo caso lo spazio specializzato per le attività di cancelleria. Rappresentasse perfettamente quest'idea di paesaggi collettivi. Noi vediamo nei contadini all'opera, nello sfalcio dei prati, quella che potrebbe essere per esempio una comunità fatta di uomini ma anche di donne che sono al lavoro su quello che potremmo immaginare per esempio essere un pascolo collettivo, un pascolo posseduto dall'intera comunità. Però questa è anche un'immagine di prefasso, in fin dei conti, perché è un'immagine dipinta negli ultimi secoli del Medioevo su volontà del vescovo di Trento, Giorgio di Liechtenstein, che è un vescovo che ha un'idea molto precisa di come deve essere inquadrata la società, e diciamo anche l'autore di una, potremmo dire, reazione aristocratica. Allora, certo, ci devono essere contadini, ma i contadini devono avere il loro ruolo ben definito e ben distanziato da quello delle altre fasce sociali. Invece vediamo in fondo, in basso nell'immagine, rappresentati gli aristocratici. Quindi in realtà paradossalmente l'immagine del Medioevo degli ultimi secoli è un'immagine molto più gerarchizzata anche dal punto di vista sociale, dove qualcosa della storia gloriosa delle comunità va diluendosi, va perdendosi. Allora, chiudendo, diciamo, quali possono essere, in qualche modo, cercando qualche un po' di ispirazione, l'attualità di questi paesaggi, medievali. Ecco, senz'altro il fatto di conoscere i paesaggi medievali a volte ci può permettere di conoscere che cosa c'è di falso e che cosa c'è di vero
nei paesaggi che ci circondano, e questo è anche un importante modo per tutelarlo. Più la conoscenza dei paesaggi storici è diffusa, più è difficile che i paesaggi storici scompaiano. Quindi io vivo a Pavia, posso dire senza problemi che molto spesso non c'è consapevolezza delle tracce storiche del paesaggio, quindi le marcite, per esempio, che ancora sono presenti, non sono contemplate, non sono tutelate dai piani di governo del territorio e vengono facilmente sostituite da parcheggi, strade o altri interventi urbanistici. Però questa idea di un paesaggio così vissuto, così partecipato da parte delle comunità che vivono nel territorio, e può essere forse un motivo di ispirazione anche per la tutela dei paesaggi futuri, anche per superare in fin dei conti quelli che sono stati certi approcci fondamentali per la tutela dell'ambiente che ci sono stati nei decenni passati. Pensiamo molto banalmente alla costruzione dei paesaggi, dei parchi, no? La costruzione dei parchi molto spesso a partire dagli anni 70 sono stati costituiti dei parchi soprattutto in Lombardia che hanno salvato il territorio di fronte all'urbanizzazione crescente, ma sono stati costruiti attraverso qualcosa che è fondamentale in quel momento, quindi attraverso innanzitutto la costruzione di regole e attraverso un'idea soprattutto di salvaguardia ambientale, quindi l'idea era di creare una piccola riserva indiana in cui l'ambiente fosse protetto all'interno dei confini del parco. Quello che forse più mancava, perché alle spalle c'era anche un'idea molto spesso di biologi, era la presenza dell'uomo che doveva essere allontanata dal parco, mentre forse se integrata, seguendo regole debite ma anche sostenibili dal punto di vista ecologico, allora la presenza dell'uomo all'interno del paesaggio può diventare un enorme fattore di ricchezza, perché diventa un enorme fattore di autocoscienza, in questo modo di tutela dei nostri paesaggi. Grazie.